vieni qua, sì. Anche il cibo si trasforma, no? Ma l'importante è essere, diciamo, legati alla tradizione, ma venendo incontro anche all'innovazione tecnologica del cibo. È una cosa complessa, ma lei la spiegherà in maniera abbastanza sintetica e sarà eloquente in tal senso. Lei è la dottoressa Valeria Trapani, che è antropologa, e presenta la relazione dal titolo L'ordine simbolico della tradizione. Grazie mille di avermi dato l'opportunità di essere qui, di poter parlare a una platea un po' diversa rispetto al solito. Io inizialmente avevo pensato una relazione come spesso mi è capitato di fare durante la mia carriera, dover parlare di problematiche del cibo, di dinamiche alimentari. Io sono una specialista in antropologia dell'alimentazione. Sono via di questa università, ma è di questa terra, ma ho deciso, mi assolve, anche per formazione, perché comunque un antropologo decide di viaggiare, innanzitutto di conoscere, perché la curiosità di guardare il mondo, di affacciarsi e poi tornare, è quello che ti ripaga più di una esperienza che si può fare più bene. Forse questo è il messaggio migliore che posso dare a tutto il mondo oggi, di catturare tutte le possibilità, di guardare cosa c'è oltre e poi portare qui le stesse risorse. Noi siciliani abbiamo questa abitudine di dare tutto per scontato, perché tanto. Io ho puntato su una specialità anomala. Non ci sono molti antropologi in Sicilia e non ci sono molti antropologi dell'alimentazione in Sicilia. E soprattutto ci sono pochissimi antropologi dell'alimentazione in generale che cucinano. Io ho avuto due passioni, quella della cucina e quella dell'antropologia, e le ho messe assieme. Ho detto, vediamo dove mi portano. Ho girovagato, ho viaggiato un giro per il mondo, cercando anche un po' di dire, io ho un know-how che vado acquisendo viaggio dopo viaggio, libro dopo libro, studio dopo studio. E adesso che ne faccio? Se mi fossi guardata intorno, un antropologo dell'alimentazione, ma probabilmente avrei già visto la spugna, avrei detto, ma guardate, chi vuole un antropologo dell'alimentazione? La gente cerca altro, la richiesta del mercato è altra. E allora mi sono inventata un mio posto dove la cultura dell'alimentazione diventa sovrana, dove ci si mette tutti intorno al tavolo, ci si sporca tutti le mani con la farina, nessuno ha un microfono, nessuno racconta, fa lezioni magistrali dietro una scrivania, ma tutti raccontano la propria esperienza del cibo e la raccontano facendo. Questa è la mia esperienza di testa, questa è la mia esperienza della mia microazienda, della mia innovazione. E quindi quello che vuole passare è spendetevi, giocatevi le carte, abbiamo tutta la possibilità di farlo, lo possiamo fare quotidianamente, l'ho fatto io, una scommessa incredibile, perché, ripeto, la cultura non dà da mangiare, si sa, invece io con la cultura voglio fare da mangiare, attraverso il far da mangiare faccio cultura e faccio impresa. E questo è quello che vi dico, spendetevi. Ora qui vi racconto che il sistema dell'ordine simbolico, utilizzando anche una terminologia che ci allontana, non ha molto senso. Allora vi dico, il cibo avvicina, il cibo non allontana, il cibo avvicina. Io me ne rendo conto tutte le volte che siamo seduti al tavolo, me ne rendo conto ogni volta che qualcuno mi dice, mia nonna prendeva quel mia nonna, c'è la storia di tutti noi, ma soprattutto in quegli appunti volanti fatti di ricette, fatti di piccoli segreti, quelle alchimie che risiedono nella famiglia di tutti noi e che si sono persi, che sono volate via con il vento dell'innovazione, vanno ricercate. Vanno, e non solo, non vanno specializzate, non vanno messe in una teca, ma questa è la ricetta della nonna. Spendetevi, fate la ricetta della nonna, cambiatela, perché si deve cambiare, è giusto cambiare. La tradizione non è modificata, la parola tradizione viene dal latino tradere, che significa consegnare, quindi significa consegnare
una risorsa appartenuta a noi, alla generazione precedente, alla generazione successiva. E questo è quello che dobbiamo fare. La tradizione non è conservare, è fare crescere. Sono i famosi talenti della Bibbia che dice: mi hanno dato dei talenti e li devo fare portare. La cucina è un talento, la tradizione è un talento. E quindi è giusto che ognuno di noi si spende per farla fruttare, perché ognuno di noi, sento da questa parte, dall'altra parte del tavolo, fa la storia, ma la fa quotidianamente, non con le azioni eclatanti, lo fa, cioè, la storia la facciamo giorno dopo giorno, con i nostri atti quotidiani, con le nostre scelte. E allora, ripeto, nella misura in cui tutti quanti siamo chiamati a spenderci, a spenderci quindi in termini di personali, in termini di know-how. Voi oggi avete acquisito delle competenze in questa facoltà, delle vostre esperienze fuori, portate avanti quell'ordine simbolico della tradizione, che significa quel bagaglio che avete acquisito e che è diventato vostro e che deve crescere, deve necessariamente crescere. Quindi un ordine ci fa pensare a un formalismo. Quindi avete formalizzato il vostro status, lo avete rappresentato perché voi siete rappresentanti di voi stessi e adesso dovete portare avanti. Quindi paradossalmente quello che sembra tre termini, ordine, simbolo e tradizione, che sembrano tre termini statici, l'ordine, mettere tutto a posto, simbolo, un emblema che si guarda ma quasi diventa etereo, è tradizione, museo, perché questi sono mediamente quello che è il retaggio di questi tre termini. In realtà sono un invito all'azione, un invito a fare, un invito a crescere. Ed è questo il messaggio. Noi facciamo la storia. Adam Smith dice che la storia l'ha fatta e la continua a fare una mano invisibile. E io sono convinta che quella mano invisibile continua a toccare. Grazie. Grazie a Valeria Adata per questo messaggio. Raccogliamo l'innovazione mantenendo la tradizione. Io dico, lievito male, che c'è nella vita.